Ancona Pescara, sfida antica, sentita, mai banale, diretta in chiaro su Rete 8 con ampio pregara a partire dalle 19.45. Dopo il grande spavento di martedì scorso, Zeman sta meglio, ha presenziato alla rifinitura, ha dato suggerimenti e indicazioni ai ragazzi, ma come consigliato dai medici resterà a casa e guarderà la partita in TV. A guidare i biancazzurri dalla panchina sarà ancora il vice Giovanni Bucaro, 1000 tifosi al seguito, out Franchini, soprattutto per la Cani per la retroguardia, un'assenza pesante. Lunedì l'ex Virtus Verona verrà operato al menisco dal dottor Tavolieri, tempi di recupero stimati in 4 settimane. La novità è legata al recupero di Brosco, solo infiammazione al ginocchio per l'esperto centrale romano che tuttavia dovrebbe partire dalla panchina. Davanti invece Cangiano sarà preferito ad Accornero, ancora debilitato dall'influenza dei giorni scorsi. Non sono previsti altri cambi, a centrocampo scontata la conferma di Dagasso tra i migliori anche a Catania nell'infausto match di Coppa di mercoledì scorso. Ecco dunque il probabile 11: Plizzari tre pali, in difesa Floriani, Mesic, Di Pasquale alla prima da titolare in campionato e Milani, a centrocampo Tuniov, Dagasso e Aloi, davanti Merola e Cangiano a supporto di Cuppone. Ancona reduce da 2 sconfitte consecutive, col ritorno di Colavitto subentrato a Donadel, 7 punti nelle prime 3 gare, poi 4 nelle successive 5 con 3 KO e una sola vittoria nel derby con la Recanatese. Da sottolineare il successo col Perugia 2-1, unico passo falso finora degli Umbri in campionato. Ancora assente il centrocampista Michael Deramo, abruzzese di Archi, ex giovanili Pescara, fermo esattamente da un anno a causa di un grave infortunio al ginocchio, lesione del tendine rotuleo. Il probabile 11, 4-3-3, Perucchini tre pali, in difesa Clemente, Cella, Pellizzari e Martina, a centrocampo Gatto Play, mezzali Sacco e l'ex Lorenzo Paolucci, davanti Energe e Cioffi, a ridosso di Spagnoli. Mister Zeman, cioè non per il sottoscritto, solo per il sottoscritto, ma per tantissimi allenatori, sia stato, come dire, un punto di riferimento. Ogni allenatore penso che abbia carpito un qualcosa dal modo di mettere in campo la squadra, cioè mettere in campo il mister. Quindi poi è normale che io, la mia idea di calcio è che comunque, diciamo, nella mia carriera non è che ho fatto copia e incolla delle situazioni. Alla fine mi dispiace che il mister non ci sia, perché l'ho conosciuto, in una breve parentesi, qualche anno fa quando allenavo in Interregionale. Era una partita con il Pescara, una partita amichevole nel campo Aragona di Vasto, quindi una partita amichevole, quindi lì gli ho stretto la mano e ne approfitto appunto per fargli il migliore in bocca a lui e di vederlo al più presto sulla panchina del Pescara. Partita, come si diceva, sentita, storica, tantissimi precedenti, Serie B, 29 ottobre 1989, stadio dorico, infortunio clamoroso di Detrizio, nel finale però il pareggio dell'11 di Reia, subentrato a Castagnere, punizione di Ferretti e colpo di testa di Pasquale Traini, al primo gol in biancazzurro. Sempre in B, 10 maggio 1992, Fabio Lupo serve Ermini, destro poderoso ma centrale, sorpreso a Savorani, 1-1 di Eddie Bibi su calcio di rigore, ripresa sempre dalla dischetto, 2-1 Ancona trasforma l'ex Sandro Tovalieri, nel finale punizione di Totò Nobile, una pennellata per Sorbello che di testa trafiggenista, di lì a poco sarà festa promozione per entrambe. Nelle immagini l'unica sfida in AAL del Conero, 23 maggio 1993, addirittura 8 gol, protagonista il centravanti dorico Massimo Agostini, autore di una tripletta, una rete a testa per Vecchiola e Ermini. Nel Pescara a segno il danese Sivebeck, Palladini e Allegri. Messe di gol ben 6 anche il 25 settembre 1994, Serie B. Ancona e Pescara si dividono la posta in palio. De Angelis la sblocca, ma il Pescara di Giorgio Rumignani la ribalta. Doppietta di Edoardo Artistico con la palese complicità dell'estremo di casa Berti. Quindi 2-2 di Cristian Baglieri. Controsorpasso di Nicola Caccia su calcio di rigore allo scadere.
ottenere il pari definitivo 3-3 di Tiziano De Patre. 14 aprile 1996, il Pescara di Maifredi, subentrato a Franco Oddo, impatta al Del Conero, sponda dell'ex Edoardo Artistico e 1-0 firmato da Giacomo Modica. Vantaggio tuttavia annullato nella ripresa da Andrea Carnevale. Il 22 dicembre di 2 anni fa, pari e patta tutto nel primo tempo, a Rolfini risponde Marco Pompetti. L'ultima vittoria del Pescara al Del Conero, il 10 febbraio 2008, sempre in Serie C, perla di Antonino Cardinale, finta su Caremi e destro che fredda guarna, raddoppio di Marco Sansovini per l'Ancona, accorcia Mastronunzio. Il Pescara di Franco Lerda vince 2-1.